Evidentemente sono cambiato io, eh. Questa è la spiegazione che mi do. Buongiorno Gob, buon weekend. Guardando l'entusiasmo in giro, anche tra youtuber, insomma chi pubblica contenuti su YouTube, social e compagnia bella, mi viene da dire questo, che sono io che sono cambiato, devo prendere atto di questa cosa. Perché dico questo? Perché una volta, dopo una vittoria come quella di ieri, avrei spaccato la casa. Ieri ho esultato però in maniera più contenuta, quindi è evidente che tutto quell'essere trascinato emotivamente che in passato avevo non ce l'ho più. Non ce l'ho più. Uno può dire perché passano gli anni, ma no, perché comunque la mia fede per la Juve è sempre enorme. La spiegazione che mi do è che io non ce l'ho più. Perché evidentemente ho necessità di vedere delle situazioni di calcio che poi mi trascinano e mi emozionano. E quindi nel momento in cui vedo questo e arriva il gol, lì esplodo, sì. Quindi sono cambiato io, non riesco ad emozionarmi davanti a questa Juve. Nemmeno dopo una vittoria come quella di ieri, che ripeto, si esulta, senti quel senso di piacevolezza che ha, che ti dà la vittoria, perché figuriamoci, però una volta era diverso. E cos'altro possiamo dire della partita di ieri? Secondo me ormai è un disco rotto, cioè ripeto sempre le stesse cose, per me è inconcepibile fare una partita come quella di ieri, soprattutto il secondo tempo. È inconcepibile perché tu te li porti vicino alla tua porta e prima o poi qualcosa succede. E infatti era successo. Dopodiché il culo, perché parliamo di questo, ci ha aiutato. E il culo e la capacità. Perché tanti dicono, ma la squadra è questa qui, non si può fare. In realtà noi più volte abbiamo avuto evidenza che la squadra quando vuole fa delle cose molto belle. Il gol di Firenze, la reazione rabbiosa e il secondo gol di ieri. Quindi la squadra le capacità le ha, le capacità le ha tutte. Decide di non farlo. Decide di non farlo perché l'approccio del suo allenatore, la cosa positiva è che la squadra segue l'allenatore, però secondo me a pagarne lo scotto sono quei tifosi come me che hanno bisogno di vedere altro. Mi piange il cuore vedere Chiesa e Vlaovic così, perché parliamoci chiaro, Chiesa e Vlaovic, adesso lascia stare che Vlaovic ha sbagliato il rigore e dopo da lì, secondo me emotivamente deve lavorare molto perché non puoi crollare così, però probabilmente, ma questa è una mia interpretazione, il crollo di Vlaovic è anche legato al fatto che lui sa che non avrà tante occasioni, quando gioca con la Juve sa che non ci saranno tante occasioni da sfruttare. E quindi sbagliare un rigore può voler dire essersi giocati forse l'unica occasione che avevi tra i piedi. Chiesa, faccio fatica a commentarlo perché Chiesa a me sembra quasi sempre fuori dalla partita, se non che quando ha la palla tra i piedi può sempre inventarti qualcosa con uno dei suoi strappi, con una delle sue progressioni. Però ragazzi, la squadra è questa, cioè la filosofia del calcio è questa qui. Io credo che non possa durare. Perché ieri ha girato veramente di lusso, perché quando tu te li porti per così tanto tempo nella tua area, vicino alla tua area, può succedere una roba come quella di ieri, o un pestone in area ti dà il rigore, una mischia e la palla arriva nei piedi del loro attaccante e la butta dentro, insomma, te le vai a cercare, ecco. Non so cos'altro dire, appunto, se non appunto un'analisi su me stesso, perché io, da tifoso della Juve, la domanda che mi faccio è: perché non riesco più a godere come godevo una volta? Ci sono due risposte. O perché è cambiato qualcosa in me, ma mi sento di escluderlo, per come reagisco, per come mi approccio al calcio, per come discuto con amici e conoscenti. Oppure ho bisogno di cose che questa squadra non mi dà. Ho bisogno di cose che non sono solo il risultato finale. E quindi queste cose che non mi vengono date non mi portano ad avere le emozioni che avevo una volta. Questa è la spiegazione che mi do. Poi
se qualcuno vive le mie stesse situazioni, me lo scriva nei commenti perché sono veramente curioso, perché io ci pensavo ieri mentre guardavo la partita che è assurda questa cosa, cioè c'è la mia squadra che vince e io non riesco a essere emozionato, contento sì, ma non emozionato come una volta. Boh, sulla partita, la solita Juve, proviamo a guardare gli aspetti positivi, caratteriali, a livello caratteriale secondo me ha fatto un salto in avanti rispetto anche allo scorso anno e ai mesi scorsi. Ha più consapevolezza del fatto di poter vincere. La cosa che mi fa incazzare è che ha anche le capacità per fare determinate cose, ma decide di non farle, si chiude là dietro. Gli attaccanti, secondo me, sono sempre, praticamente sempre ingiudicabili. E basta, adesso mettiamo pressione all'Inter perché l'Inter gioca col Napoli, mi sembra Napoli, e deve vincere. Poi la prossima abbiamo il Napoli e andiamo avanti così. Io temo che prima o poi ci sarà un evento negativo, che poteva essere tipo ieri, ma facciamo finta una partita tipo ieri, che poi però non ci gira bene e non riusciamo a ribaltarla, o addirittura che la perdiamo. Secondo me prima o poi è solo questione di tempo, perché giocando così, portandoteli così dentro alla tua metà campo, se non alla tua area, è una questione proprio statistica, prima o poi succede. Ah, e poi parliamo dell'Italia, cioè noi con questo modo di giocare qui in Europa, dalla Conference alla Champions massimi livelli, ma secondo me anche già dalla Conference, dove giocano un calcio differente. Perché le squadre europee, la maggior parte delle squadre europee giocano un calcio differente a livello di intensità, a livello di proposta, a livello di voglia di attaccare. In Europa prendi delle legnate. Non vedo strade diverse con questo modo di giocare. Poi il futuro ci dirà come andranno le cose. Al momento è così. La cosa che vi chiedo è di farmi sapere la vostra opinione appunto su questo aspetto emotivo, psicologico che sto vivendo, perché ho questo cruccio, ho questa cosa che mi infastidisce di non riuscire ad essere emozionato da questa squadra, seppur parliamo della mia passione della vita. A livello sportivo la Juve è la mia passione totale, da sempre, e il fatto di non riuscire a viverla come la vivevo in passato mi disturba molto. Ormai non faccio più nemmeno discussioni sulle questioni di Allegri perché tanto siamo sempre lì, no? Tanto la discussione è sempre quella. Non voglio tediarvi più di tanto. La Juve è questa qui, questa è la sua Juve, questa è la sua filosofia. Finché c'è lui le cose saranno queste. Cerchiamo di portare a casa il buono che c'è, ovvero la posizione in classifica e i punti. Iscrivetevi al canale, fatemi sapere la vostra, mi raccomando.